Poltronissimo on the road prosegue. Siamo sempre sul palcoscenico dei cuori scatenati. Abbiamo braccato qua il ladro e la futura sposa, Sergio Muñiz e Maria Laura. Benvenuti. Benvenuti. Grazie, grazie. Allora, dai, Sergio, abbiamo prima un po' parlato con Francesca e Diego di questa figura tua del ladro. Il ladro che arriva in questo cottage. Sì, io arrivo. Loro pensano che sono un ladro, ma io non volevo. Poi... Cioè, non volevi fare il ladro? Non volevo. Non voleva. Poi succedono delle cose, ma io non volevo. Però succedono. Accadono. Quindi io direi che è tutta colpa loro, basta. Non può dire altro. E invece la futura sposa com'è? Io praticamente dovrei sposare San Diego e vado in questa casa, è casa mia, io donna molto forte caratterialmente, vado a caccia di cinghiali, scuoio gli animali a mani nude, sono una donna proprio semplice. E quindi trovo il mio futuro marito con la sua ex moglie e quindi mi arrabbio molto, ma proprio tanto. E nel frattempo però poi accadranno delle cose, perché anch'io poi avrò dei segreti piccoli. Quindi, come diceva Diego, è un po' una commedia degli equivoci, cioè dobbiamo aspettarci un po' di tutto. Sì. Nessuno è limpido. Nascondiamo tutti qualcosa, però siamo fondamentalmente dei buoni. Questa è la cosa carina, secondo me, di questo spettacolo. Sì. Se siamo tutti... Come dire, io nascondo, lui forse il meno, il più puro di tutti. Alla fine, lui, vedi? Sì. Viene presentato come ladro. E invece lui è il più puro. Perché lui non voleva. Sergio, ma quando ti hanno proposto di partecipare a questo spettacolo, e appunto diceva Diego... Non c'era un copione quando mi hanno proposto. Quindi c'è proprio... Non cioè, sei proprio fidato. Sì, è stato un salto nel buio, assolutamente. No, ma anzi... Basta vedere cosa scrive, cosa fa Diego, assolutamente. Poi ovviamente le dici, guarda, mi metto nelle tue mani e scrivi, fai quello che vuoi. Ma infatti è stato così, anzi l'ho visto qua, il primo spettacolo di Diego l'ho visto qui. Sì. Ero anch'io con uno spettacolo qui a Torino. Mm-hmm. E c'è stata questa occasione. E c'è stata l'occasione perché io non facevo la pomeridiana. Certo. Sì, esatto. Invece io avevo già lavorato con Francesca. E con Diego no, ma vedevo sempre tutti gli spettacoli. E ridevi tanto. Da morire. Diego è fantastico, veramente un autore. Mi chiama a giugno e dice: guarda Maria, ho pensato un ruolo per te. Più che ci dice, beh, fantastico, certo. Mi mandi il copione. No, a ottobre. Non l'ho scritto. Però si sono fidati. Hanno detto sì. C'è, ma a prescindere, veramente. Non succede così spesso. Io non l'avevo mai fatto. Non è che la mia carriera sia tanto lunga, però non l'avevo mai fatto. Infatti. Però la fiducia. Non mi pento, però. C'è poi un bel rapporto proprio tra voi quattro, vero? Sì, assolutamente sì. Devo dire, litighiamo tanto. Sì. No, ma è tutta una finta. Per finta, però. No. Allora, io non sono mai stato in un gruppo così coesto e così, ecco, così unito, diciamo, proprio. Sì, così bello, nel senso che potrei tranquillamente, e questo lo dico adesso, ma non lo dico mai più. Esatto, fare una tournée di anche un anno intero. L'ha detto. Una bella dichiarazione. È una bella dichiarazione. No, è vero, perché al di là veramente ci divertiamo proprio in scena tanto e poi lui ride. Ecco. Lui ride con gli occhi. Lui ride, gli occhi e solare. Sì, ma ride perché loro mi provocano. Loro iniziano a fare delle cose che non dovrebbero. Si divertono a prenderti in giro. Molto. Ma anche io. Mi è arrivata voce di questo sedere, diciamolo. Che è come Piazza Mazzini. È tutto vedere. Non possiamo dire. Non si può dire più di tanto, bisogna vedere. Lei vede però. Io vedo tutto. Sono gli occhi del pubblico. Anche a casa tua dici, voglio vedere chi entra. Ma tutto. Lei commenta poi, lei vede, commenta e quindi, tutto. La gente e quindi potrà capire. Sono la privilegiata. Ma alla fine la donna come ne esce in questi cuori scatenati? In generale, comunque bene, nel senso che vabbè, parliamo di tradimenti, parliamo comunque di un tema che scotta, però
capita a tutti. Certo, cioè, sì, ci, certo. Tutti ci vediamo, ci riflettiamo, a certo. Tutti sarà capitato, a tutti capiterà, se non tradimento fisico, un tradimento, certo. Dio, quanto mi piace quella persona, quanto... Quindi io dico, a parte la donna, proprio in generale, l'essere umano è comunque, come dice lui, è un animale, per cui distinto, certo. C'hai quella cosa di, stai benissimo, io sono sposata da 15 anni, per l'amor, certo. Di Dio, non dovrei dirlo, però comunque, però, tanto, in generale dico, ci sono delle persone, sì. Che ti colpiscono, che ti piacciono, quindi dici, sì, oddio, no. Fedeltà perché? Perché me lo impongo, perché decido, perché, esatto. Sono costretta, quindi metti dei paletti e dici, forse no. Però puoi dire anche sì. Comunque l'istinto e la natura umana, visto, sì, che siamo, sì. Mammiferi. Eccolo lì. E lui dice sempre questa cosa che è giustissima. Lo dice sempre. Perché io sono molto legato alla scienza. Devo toccare con mano. E quindi, visto che, sì. Nella natura non esistono dei mammiferi monogami, no? Sì. Che stanno tutta, sì. La vita con una coppia. Sì. Dico, credo che sia istinto poi alla fine, no? È normale. La ricerca. E poi come escono le donne da questo spettacolo? Come sono? Come fanno sempre? Le donne escono, escono che gestiscono loro e fanno sempre. Ma non loro. È vero. Strano, non succede, no? Mica nella vita tutto non accade mai. Io difendo la mia specie. No, ma non è una cosa cattiva, meno male, perché se la gestissimo noi, infatti tutte le cose che lasciano guidare, per esempio la politica molto spesso è fatta dagli uomini, quindi vediamo cosa ci troviamo. Stiamo vedendo, infatti, esatto. Vediamo adesso cosa succederà. È un momento. Datele almeno il tempo. Ci sta, un momento di transizione. Va benissimo. Quindi non vogliamo esagerare. Dobbiamo dare tempo. Però senza dubbio sono meno guerraiole. Noi uomini siamo più guerraioli da una parte, perché le donne sono molto guerraiole dall'altra. Perché non riescono tanto però a fare squadra tra di loro. Su questo, vero? Su questo. Meno, questo è perché c'è sempre però questa sorta di comandano d'amore. Comandiamo, è così, fai cosa fai. Sì. Io paradossalmente ho più amici che amiche, da sempre, da sempre. Però ci sta. Una donna forte di carattere ci sta. Okay, una donna che picchia. Insomma, alla fine non violenza alle donne, ma come poi violenza agli altri. Violenza agli uomini. Ci sta. Ok, va bene. Vabbè, nel messaggio. Ecco perché è così compito. Perché lo guardo, lo fulmino. Beh ragazzi, io vi devo ringraziare tantissimo, grazie a voi. A Maria Lauria, venite a vedere questi cuori scatenati al Gioiello. Poi dove andrete ancora dopo? Al Venga, Rio Salcedo, andate su Facebook, c'è tutto, sì, ci sono tutto, tutte stanno le date. Girando, sì. Ancora, quindi guardatelo perché Poltronissimo Underhot vi dà la garanzia di questo spettacolo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.